Polifemo, come tutti sapete, intende promuovere il territorio e siamo infatti qui a Faggiano, tre giorni dedicati appunto ai festeggiamenti di San Giuseppe, il giorno appunto 18 il Falò, il 19 le Matre, ossia le tavolate, e poi il 20 il momento religioso più sentito, appunto la processione, una tradizione che si va ripetendo da decenni e decenni, una tradizione consolidata che fa parte della storia della nostra realtà ionica. Siamo con il presidente Angelo Zanzanella, il presidente dell'associazione Tradizioni Popolari appunto di Faggiano. Beh, ogni anno un'esperienza che si ripete con uno spirito nuovo, con un sentimento religioso e con una forte sentita partecipazione popolare. Certo, lo spirito devozionale nei confronti del nostro santo patrono San Giuseppe e si fa sentire sempre più nel periodo in cui ci sono i festeggiamenti. E noi come associazione per le tradizioni popolari, nel recupero infatti di queste tradizioni, il nostro obiettivo poi è quello di promuovere tutte quelle iniziative che sono legate alle tradizioni del Santo Patrono. Una di queste iniziative infatti, quella che stasera vedete qui esposta, è la tavolata di San Giuseppe, la cosiddetta matra di San Giuseppe, che vuole rappresentare in qualche modo il passaggio, no? Se lo vediamo proprio da un punto di vista laico, il passaggio dalla povertà di San Giuseppe quale putatore, quale padre putatore del bambino Gesù, e dalla povertà quindi all'abbondanza. Ed è un momento questo che deve essere conviviale. La preparazione di diversi piatti tipici che rappresentano poi proprio le radici del nostro sud vogliono essere poi un momento conviviale con tutti quanti e soprattutto con quelle persone che magari in questo periodo effettivamente hanno difficoltà anche economiche nella preparazione di determinati pasti. La principale naturalmente l'elemento del pane, il pane proprio quale prima fonte di sostentamento dell'uomo, no? E poi dal punto di vista religioso va rappresentata l'Eucaristia vera e propria di Gesù Cristo.